Da Cicli Le Pontia puoi trovare la professionalità e l'esperienza di Giampaolo Cheula. La produzione Le Pontia ha l'obiettivo di assicurare i più elevati standard qualitativi per ogni tipologia di telaio, carbonio, alluminio, acciaio e titanio. Per i clienti più esigenti si possono creare telai con verniciature personalizzate, agevolazione sui costi per le società ciclistiche. Da Cicli Le Pontia puoi trovare MTB, biciclette da strada anche per i bambini, inoltre biciclette da ciclocross, da cronometro, pista e molto altro. Tutto questo made in Italy. Vendita online sul sito www.ciclilepontia.it con sede a Crodo in via Circonvallazione numero 15. Giampaolo Cheula ti aspetta. A Quarona c'è Woodstock. Se vuoi regalarti della buona musica o se il regalo vuoi farlo ad un amico, corri da Woodstock. CD e DVD musicali, tutte le ultimissime novità, vasto assortimento in costante crescita per soddisfare ogni tua esigenza. E poi CD-ROM per il tuo computer, tutti i tipi di console, tantissimi giochi per PlayStation, Nintendo DS, Wii, Xbox, oltre ad un'ampissima scelta di film in vendita e a noleggio. Insomma, vuoi occupare il tuo tempo libero in modo divertente? Corri da Woodstock. Woodstock, in Piazza Libertà 7/9 a Quarona. Telefono 0163 43 19 62. Aperto dalle 10 alle 12:15 e dalle 16 alle 19:15. Chiuso martedì mattina. Ben ritrovati cari amici sportivi, una buona giornata da Orlando Borini, puntata interamente dedicata alla pedala con i campioni, cicloturistica a scopo benefico che si è disputata lunedì 8 dicembre con partenza da Riva al Brinzio nell'Alto Varesotto. È stato un grande successo per la 15ª edizione con più di 1900 partecipanti, manifestazione promossa dai professionisti ed ex professionisti varesini e allestita dalla società ciclistica Alfredo Binda. È stata una bella festa sportiva in questo piccolo borgo a 7 km dal centro di Varese. Abbiamo visto in sella ciclisti di ogni età, a partire dai bambini di 8 anni che hanno potuto pedalare vicino ai campioni affermati del ciclismo. Cicloturistica di 49 km con la partecipazione di Andriotto, Zucchi, Casnedi, Zanini, Nardello e Frattini, mentre lo starter d'eccezione è stato il due volte campione del mondo Gianni Bugno. In gruppo a pedalare con i molti amatori c'erano anche i professionisti Napolitano, Chirico, Tedeschi, Gasparotto, Zardini e la varesina Martina Biolo. Il ricavato della manifestazione è stato devoluto a 5 associazioni che operano nel sociale sul territorio. Ma ora vi lascio le interviste che ha realizzato Pier Giuseppe Poggia a Stefano Zanini, Gianni Bugno ed Enrico Gasparotto. Okay. Stefano Zanini, possiamo dire, invertendo i ruoli, che oggi i campioni sono i circa 2000 partecipanti a questa manifestazione? Assolutamente sì. Oggi c'è un numero esagerato di partecipanti, siamo appunto quasi a 2000 e sono felicissimo di questo. Li voglio ringraziare di tutto cuore perché sono sempre con noi, hanno con grande passione e con grande cuore, perché appunto grazie alla loro partecipazione riusciamo a fare e a dare un buon contributo alle varie associazioni che abbiamo prescelto per a cui donare appunto il ricavato delle iscrizioni.
non rimane che salire in bicicletta e percorrere questi 50 chilometri. Sì, adesso faremo questi 50 chilometri, a breve partirà la pedalata, speriamo che vada tutto bene, sicuramente sarà una grandissima giornata di festa. Allora viva la festa e viva la pedalata con i campioni. Viva la pedalata con i campioni e ancora un grazie a tutti i partecipanti, grazie mille di cuore. A pochi istanti dal via, il saluto di Gianni Bugno alla pedala con i campioni. Saluto tutti i partecipanti a questa manifestazione, purtroppo io non partecipo ma sono vicino a tutti quanti e auguro a tutti una buona pedalata e auguri buone feste. Grazie. Anche Enrico Gasparotto non ha voluto mancare questa pedala con i campioni. Ma è una classica, è una tradizione, quindi le tradizioni vanno sempre mantenute. Oggi avete il sole, una bella giornata qui nel Varesotto. Sì, oggi è anche relativamente caldo rispetto agli anni scorsi, che di solito si è sempre patito un gran freddo. Quindi meglio così, è una bella giornata di sport per tutti e fortunatamente c'è il sole. Grazie. Ringraziamo Pier Giuseppe Poggia, che ha avuto al microfono Stefano Zanini, Gianni Bugno ed Enrico Gasparotto. Alle 10.03 viene data la partenza di questa manifestazione, ripetiamo, a scopo benefico, nata ormai nel lontano 1999. Nel comitato organizzativo vi sono Dario Andriotto, Ivan Basso, Cristiano Frattini, Tubar Casneghi, Stefano Garzelli, Oscar Amazon, Daniele Nardello, Andrea Peron, Davide Frattini, Stefano Zanini, Simone Zucchi e Sergio Gianoli. 49 chilometri che questo serpentone umano ha percorso sul territorio varesino. Dopo la partenza dal Brinzio, i ciclosportivi sono transitati nel pieno centro di Varese, poi successivamente i paesi di Gavirate, Cocchio Trevisago, Gemonio, Caravate, Cittiglio, Casale Azzuigno, Cuveglio, poi da Rancio Valcuvia, dove si è saliti alla Madonnina del Brinzio. Ad aspettare i 1900 partecipanti vi era Don Luigi, che ha dato la benedizione alla carovana. Questa pedalata è finita poi di fronte alla chiesa del Brinzio. Ma ora vi lascio nuovamente al microfono di Pier Giuseppe Poggia, che concluderà questa bella giornata sportiva. Siamo con Cinzia Ghisellini, rappresentante del liceo Pantani, che ha di Busto Arsizio, che ha affiancato il liceo Pantani, affiancato questa manifestazione, questa 15ª pedala con i campioni. Sì, buongiorno a tutti, sono Cinzia Ghisellini, rappresento il liceo Pantani e in pratica abbiamo voluto ancora una volta essere vicino a quelle che sono le iniziative del territorio. Il liceo Pantani esiste da 10 anni e abbiamo voluto coinvolgere i ragazzi nella progettazione e realizzazione grafica. In pratica hanno praticamente sul territorio raccolto immagini e le hanno praticamente vissute e rappresentate in rappresentazioni, in questo caso dedicate al ciclismo. Noi siamo comunque sempre vicino a questo tipo di iniziative e non facciamo altro che affiancare in tutti i sensi, sia fisicamente ma anche nelle organizzazioni e soprattutto, visto che comunque il liceo è dedito allo sport, si è sviluppato appunto per gestire tutte quelle problematiche dedicate allo sport. In pratica i ragazzi che sono iscritti al nostro istituto fanno sport sia a livello amatoriale ma anche a livello agonistico. Abbiamo diversi ragazzi campioncini ma anche ragazzi che dopo il quinto anno vogliono comunque continuare la loro professione come scienze motorie oppure anche nel continuando presso qualche facoltà universitarie. Luca Borozzi, avete ricevuto un premio come gruppo più numeroso. Siamo quasi 200, abbiamo portato più persone, cioè non solo tesserati, ma persone appassionate a partecipare seguendo le orme che hanno 15 anni fa i professionisti di Varese improntato sulla beneficenza, facendo questa manifestazione l'8 dicembre qua al Brinzio. Sergio Gianoli, 15ª edizione, una giornata magnifica.
Ma direi che quest'oggi il tempo ci ha aiutato e ci ha permesso di avere oltre 1900 partecipanti, che è il secondo diciamo miglior risultato di sempre nei 15 anni della pedala con i campioni. Questo rende merito ai 15 anni di questa manifestazione che è portata avanti dai corridori professionisti e ex professionisti della provincia di Varese in collaborazione con la società ciclistica Alfredo Binda, la Federciclo e delle altre associazioni che collaborano attivamente alla riuscita. Il fine è quello benefico, siamo contenti che la gente abbia capito questo, il dare dei contributi a delle società che poi operano sul territorio secondo noi è la carta vincente, perché si può toccare con mano eventualmente dove vanno a finire le quote associative. Un grazie naturalmente a tutti coloro che hanno voluto pedalare, a coloro che si sono iscritti e hanno voluto dare il loro contributo, ai tanti che hanno dato una mano a livello organizzativo. Ogni anno tentiamo di fare qualcosa di meglio, quest'anno abbiamo fatto anche un villaggio di accoglienza. L'appuntamento naturalmente per il 16° anno, sempre con qualcosa di nuovo, sempre con il fine di perseguire quello che ci siamo proposti già dalla prima edizione, ovvero raccogliere fondi per poi distribuire alle associazioni che operano nel sociale nella provincia di Varese in modo particolare. Campioni,
l'applauso del pubblico a Brinzio per la conclusione della quindicesima edizione della pedale dei campioni. Avanti con le macchine, avanti. Ecco l'arrivo di tutti i partecipanti di quest'oggi dopo la benedizione di Don Gianluigi Leo, a Madonnina. Ricordo c'era questa gara. L'arrivo a Brinzio. A Quarona c'è Woodstock. Se vuoi regalarti della buona musica o se il regalo vuoi farlo ad un amico, corri da Woodstock. CD e DVD musicali, tutte le ultimissime novità, vasto assortimento in costante crescita per soddisfare ogni tua esigenza. E poi CD-ROM per il tuo computer, tutti i tipi di console, tantissimi giochi per PlayStation, Nintendo DS, Wii, Xbox, oltre ad un'ampissima scelta di film in vendita e a noleggio. Insomma, vuoi occupare il tuo tempo libero in modo divertente? Corri da Woodstock. Woodstock, in Piazza Libertà 7/9 a Quarona. Telefono 0163 43 19 62. Aperto dalle 10 alle 12.15 e dalle 16 alle 19.15. Chiuso martedì mattina. Da Cicli Le Pontia puoi trovare la professionalità e l'esperienza di Giampaolo Cheula. La produzione Le Pontia ha l'obiettivo di assicurare i più elevati standard qualitativi per ogni tipologia di telaio, carbonio, alluminio, acciaio e titanio. Per i clienti più esigenti si possono creare telai con verniciature personalizzate, agevolazioni sui costi per le società ciclistiche. Da Cicli Le Pontia puoi trovare MTB, biciclette da strada, anche per i bambini. Inoltre biciclette da ciclocross, da cronometro, pista e molto altro. Tutto questo made in Italy. Vendita online sul sito www.ciclilepontia.it con sede a Crodo, in via Circonvallazione numero 15. Giampaolo Cheula ti aspetta. Puoi seguire i servizi di Pianeta Sport su YouTube, canale Orlando Borini, con più di 100 filmati caricati. Siamo anche su Facebook, clicca mi piace sulla pagina di Pianeta Sport per avere tutti gli aggiornamenti in tempo reale sulle ultime novità. A Quarona c'è Woodstock. Se vuoi regalarti della buona musica o se il regalo vuoi farlo ad un amico, corri da Woodstock. CD e DVD musicali. Tutte le ultimissime novità, vasto assortimento in costante crescita per soddisfare ogni tua esigenza. E poi CD-ROM per il tuo computer, tutti i tipi di console, tantissimi giochi per PlayStation, Nintendo DS, Wii, Xbox, oltre ad un'ampissima scelta di film in vendita e a noleggio. Insomma, vuoi occupare il tuo tempo libero in modo divertente? Corri da Woodstock. Woodstock, in Piazza Libertà 7/9 a Quarona. Telefono 0163 43 19 62, aperto dalle 10 alle 12.15 e dalle 16 alle 19.15, chiuso martedì mattina.